fa fatica rispetto alla seconda partita a caricarsi la torretta. Bella qua la kill di Lenao, ottimo il dash. Va praticamente a far capire chi comanda nel mid degli avversari. E Javi adesso è molto sensibile a tutti e senza gadget. Bello il jump di Mauri, ragazzi, arriva la kill, attenzione. Bella anche la ulti di Maru, che attenzione, trova subito il gol. Bravo. Sì. E arriva ancora il dash di Daryl, che non mamma solo dash, Lars, riesce anche a salvarsi. Ancora rotture. Ancora Lars, ragazzi, è impazzito, boh. Abbiamo subito la presentazione del primo roster. Come prevedo, verrà utilizzato Gale tantissimo, c'è già il post pronto. Attenzione. Esatto. Ok, sono partiti. Abbiamo questo cambio di lane subito da parte di Geton e Skyrix. E subito, vabbè, Lenak che prova il push per caricarsi la ultima. È molto difficile con il Gale lì. Infatti, secondo me quel pick di Mortis è stato un po' tanto azzardato, Eh sì, guarda adesso cosa vanno a combinare. C'hanno il gadget di Drage che chiude un passaggio, le ulti che può spammare Yoshi con il suo gadget di conseguenza, e non si passa. Non si passa assolutamente, e hanno già fatto metà dell'area, i Tribe. Esatto. Oltretutto ho provato il push Mortis sul Byron dei Tribe e ha pareggiato la lane alla fine della fiera, non è riuscito proprio a vincere e sbaglia il dash anche qua. Mamma mia, la chiusura di Yoshi. Comunque Yoshi è sempre una sicurezza con Semino, è assurdo. Attenzione, di nuovo rottura del muro, altro placement subito, qua recuperano un po' di percentuale, ma c'è il Gale e vanno a prendere di nuovo il controllo. È molto difficile. Qua Mortis ha la ulti a disposizione, può fare un buon lavoro, ma è contro tre, prova una bella ulti, non riesce però a trovare la doppia hit. Come minutaggio ci siamo. C'è stato subito una win abbastanza schiacciante. Andiamo subito col secondo game. Ovviamente Power League è molto veloce. Tom va a fare un'ottima killer. La prima chiusura da parte di Yoshi. E qua iniziano a prendere di nuovo controllo. Eh sì, ma veramente la scelta di Mortis un po' troppo eccessiva, forse, rischiosa. Sì. È un brutto modo di sottovalutare gli avversari, questo, secondo me. Già questa seconda partita, insomma, qualcosina stanno riuscendo a combinare, ma basta una volta che riescono a piazzare i due gadget tra il Gale e il Semina ed è finita. Sì, infatti. Già qua, guarda, il push che è arrivato sul Gale, cioè l'ha completamente gestita la situazione. Qua arriva una chiusura un po' particolare, se ci fai caso. Chiude più che altro la lane, essendo che c'era già il mid chiuso da Gale. Tanta roba, ragazzi. Bella anche questa chiusura, hanno tappato tutto, ragazzi. C'è una via sola di passaggio, è difficile giocare così adesso. Guardate Tom come va a gestire Mortis, hit e ulti precisa, ragazzi. Ragazzi, con Byron. Byron veramente tanta roba, che probabilmente Byron non lo vedremo più, ragazzi. Dal prossimo mese Byron con la possibilità del multiban ci abbandonerà. Ok, sono partiti. Geton rigorosamente sulla lane destra con Rico. Qua nel momento in cui Yoshi si riesce a caricare la ulti, è tutto un altro paio di maniche, ragazzi. Sì, sarà un match molto, molto tattico, molto difficile da giocare, perché entrambi i team si basano molto sulle ulti dei brawler. Bisogna vedere Yoshi quando si caricherà la ulti, anche il grab di Tom quando ce l'avrà, e soprattutto le ulti di Lena che saranno fondamentali. Guardate qua Yoshi come sta tenendo completamente la lane contro... cioè Geton contro Yoshi come sta tenendo completamente la lane. Non ha ancora sparato un colpo Yoshi, No, eccola lì, gli arriva la ulti però. Gli arriva la ulti, ora si ricarica e potrebbe ribaltare tutto quella hit. E infatti prima rottura, ragazzi, qua guardate cosa combina Stu, andate a vedere lo Stu. Anche se comunque Geton in lane non è facile da avere, con Rico ricordiamo essere veramente su un livello incredibile, cioè Yoshi dovrà faticare. Non lo so Danny, perché ha la ulti a disposizione, guarda come può aiutare il mid, cioè Geton rimane quasi, ha perso già un bello spot, secondo me. Sì, quello sì. Vabbè, giustamente la pressione dello Stu con la ulti si sente. Nel frattempo sulla lane di sinistra c'è stato un pareggio di lane tra Tara e Elena con il suo Fang. Va bella la kill su Stu. Mamma mia, Skyrix dalla serata. Si salva il buon Drage, ma qua Elena riesce ad andare a prendere delle gemme fondamentali. Trova la kill Yoshi, arrivano comunque sulle 10 gemme, può andare a recuperare qualcosa Yoshi, ma sono comunque ancora indietro. Non so se avranno il tempo. Eh no, due gemme non...
Non respawnano, ne respawnano al massimo forse una. Sì, sì, invece, sì, sì. Ah, no, ce l'avevano. Ce l'avevano in base, l'avevano tenuto in base. Ne ho vista una. Invece erano due. Invece ne ho due. Però qua allora, attenzione perché le gemme sono sullo Stu, che è un brawler che in genere viene usato in fase di dash, quindi qua... bella qua la kill di Jeton. E anche Jeton un gadget qua. Per tornare. Ancora altre gemme per il team Tribe. Guarda come se la giocano bene però, porca miseria, bravi. È una partita molto tesa, che perché ormai le gemme ce l'hanno un po' tutti. E Tribe addirittura con tutti i brawler con almeno una gemma addosso. Ragazzi, riescono a spuntarla di una gemma e gli stamina, ma i Tribe la recuperano ancora. Qua si potrebbe andare a concludere la partita con il numero massimo di gemme, ovvero... 29. Vi ricordiamo che non ne possono spawnare più di 29 in campo. Ma qua le prende tutte quante Drage. No. La chiudono loro. E stamina qua che riesce a chiuderla. Allora, subito gadget da parte di Tara, intelligente, visto che Fang non aveva ancora la ulti, sì. Però non riesce a trovare grandissime conclusioni. Yoshi qua si è già caricato la ulti, però, A differenza del primo match ci ha messo molto molto meno. Addirittura secondo gadget di Tom, che va subito a mettere molta pressione, ma Lena adesso ha la ulti. C'è anche da dire che non è mai arrivato a rompere Yoshi uno dei muri della parte bassa della mappa, quelli collegati al cespuglio orizzontale, che sono in teoria tra i più importanti per lo spot di Rico qua. E qua bella la posizione che va a prendere di nuovo Tom. Però trova anche la kill. No, addirittura Yoshi, un push di Jeton veramente in base avversaria. Forse un po' troppo aggressivo qua. E Yoshi zitto zitto sgattaiola in base avversaria. Qua Lena fa un bellissimo push, riesce addirittura a sopravvivere con 90 di vita. Perde un attimino la lane e Tom se ne approfitta sulla sinistra. Tentano lo switch. No, era giusto una finta per far tornare indietro Tom. Invece lo fanno i Tribe lo switch. Stanno combinando. C'è stato un po' di movimento nelle retrovie di Tribe. Che poi ritornano ovviamente nelle stesse posizioni, perché vogliono sempre la Tara sul Fang e lo Stu sul Rico. Sì, allora diciamo che qua sta facendo tantissimo la solidità di 8-bit. Sta facendo proprio tanto la solidità di 8-bit. Da quello che vedo, poi si è riuscito a piazzare la torretta, anche se non sbaglio, in molto meno tempo rispetto a prima. Partita approcciata in maniera diversa, molto diversa da Tribe. Sì, poi tutto dipende anche da Skellix e quanto tempo riesce a tenere la sua ombra in campo. E quella gli dà molto vantaggio. Quella gli dà molto vantaggio, ma col TP Drage si può permettere, ecco, vedete, di fare questa cosetta qua. Di esporsi anche un po' e poi rientrare, sgattellare via. Però attenzione, perché riescono a recuperare le gemme e arrivare a 11, gli stamina. Quindi ricostringono al controllo i Tribe. E si riparte come prima. È molto molto intensa questa partita di nuovo. Hard Rock Mine, ragazzi, è la mia gem grab preferita, non a caso. Perché guardate che belle partite che ci escono. Sono molto molto tecniche e tanta roba veramente. Al di là del fatto che Rico worka poi. Vabbè, diciamo quello è un elemento considerevole. La ciliegina sulla torta. E comunque ragazzi, davvero, due partite e due partite che arrivano sulle 29 gemme. Qua 99 su 100 si arriva sulle 29. Gemma a favore, attenzione qua però dei Tribe. Eh sì, e Dredge ha provato col tip a prendere la gemma che era in base avversaria. Qua bello il grab di Tom. E qua c'è la doppia del team Tribe, vanno addirittura a full team mare. Non li servono prendere altre gemme. Vanno a pareggiare. Qua dovranno di nuovo stare molto attenti i Tribe a non fidare la ulti a Yoshi. C'è sicuramente molta attenzione sullo Stu, perché è stato il brawler, diciamo, chiave. Nel momento in cui si carica la ulti e l'ha già fatto, attenzione, lì diventa un problema per il Rico. Abbiamo subito l'ombra da parte di Skyrix. Notare come se la gioca dietro le spalle per avere molta protezione, cioè per body bloccare l'ombra stessa meglio. È andata anche a laserare Dredge, attenzione, che è arrivata la kill sul mid subito a inizio game. Sì sì, molto 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 pulito. E qua vediamo di nuovo Dredge che fa fatica rispetto alla seconda partita a caricarsi la torretta. Bella qua la kill di Lena, ottimo il dash, va praticamente a far capire chi comanda nel mid degli avversari. Qua un po' complicata la situazione per Skyrix, la Tara col grab sulla sinistra non ce lo fanno vedere, ma probabilmente ha tirato un grab proprio su Lena. Qua torretta per Rage disponibile, schiacciati sulla parte di destra i due player degli stamina. Qua Tribe che recupera il controllo, ma attenzione Lena con la ulti. E qua Tom fa un bellissimo lavoro con Tara. Altra ulti per lui, altra kill. Qua in questa partita Tom si sta facendo sentire. Sì. E qui arriva il cambio lane. E qui arriva il cambio lane addirittura. Però rispondono prontamente i Tribe, con l'unica differenza che però questo cambio probabilmente deciderà l'esito della partita. Perché a parte che sono già arrivati sulle 10 gemme Tribe.
Tribe. Non lo so, però aspetta perché... No, ok, i Tribe riescono... Ce la fanno. A tenere, sì. C'è niente da fare. E Tom, ragazzi, questa partita fantastico. Addirittura la doppia... Il doppio grab così da lontanissimo. Team Keso contro Team... Replay Totem, ragazzi. No, ma cosa mi state dicendo? Master Ender sulla Bounty con il vetro rotto. Bello, eh? Quindi hanno doppia rottura, ma una rottura molto più lenta, quella del Team Totem. Più... Quindi potremmo vedere un vantaggio nella prima parte per il Team Keso e poi si potrebbe ribaltare un pochettino la situazione dopo. Bello anche Jin per la cura che dà al team, una bella sinergia, mi piace. Guarda che bei colpetti che pianta Jin. Comunque, la prima stella la vanno a prendere i signorini di Team Keso. Qua Maru viene un attimino spottato. E qua è subito bella la pressione che vanno a mettere i ragazzi di Totem. Guardate subito la testa da parte di Iris, che fa un bel giretto, dire il vero. È arrivato anche un gadget di Mavi. Gadget, sì, per farsi la ulti, credo. Non lo so. Anche perché... Ora non si vedevano bene a schermo, ma penso fossero a vita piena. Attenzione a Soi però, che è il grab. Eccola la kill di Mauri su Javi. Eh sì, ragazzi, GG. E allora vantaggio Totem. Eh sì. Che ovviamente ora un pochino allentano la pressione. Ma guarda qua subito Soi. Soi va a fare un grab, ragazzi, fondamentale. Questo grab, più che la kill di per sé, complica tantissimo l'utilizzo di Tick. Sì, infatti qua... Farei anche notare, Dani, che in questo momento Maru ha la ulti a disposizione. Devono stare attenti a Blaxi se si carica la ulti. Eccolo. Bello qua il push di Maru, riesce a killare, attenzione, potrebbe andare a fare la doppia su Feng. Usa di nuovo l'invisibilità, Feng sopravvive, ma anche Maru riesce a spuntarla contro la Iris. Bello il gadget di Mauri, che va a segno. Bella il giampino anche di Mauri. Buona la schivata, buono. È la prima che va per Totem. Sono ripartiti. Ecco, una volta stella per Totem, è andato Soi subito a prenderla. Volevo giusto fare una precisazione, perché poi magari in chat qualcuno ce lo chiede. Ma perché Piper l'ha piccata Maru e poi la usa Mauri? Perché in realtà, ragazzi, i pick vengono fatti in una maniera tale per cui è possibile mettere il brawler sul player che si vuole. Correggimi, Dani, se sbaglio, ma se picca semplicemente... Maru può metterla Mauri e possono cambiare. Tranquillamente. Sì, semplicemente se voi provate a giocare Power League in amichevole, lo vedrete, quando ci sono quei 15 secondi di attesa che si sono scelti tutti e 6 i brawler, si possono switchare tra i vari compagni brawler. E ovviamente in questo caso in competitive è utilissimo, perché i vari main vengono utilizzati dai vari giocatori. Per esempio, permette appunto di vedere anche delle giocate più belle, banalmente. Sì, infatti. In questo caso, no, per esempio, un Jin lo poteva prendere benissimo anche Maru, e poi se Soi è incaricata ad usare Jin, se lo switchano senza problemi. Nel frattempo, la rottura sulla parte sinistra della mappa, importantissima di nuovo. Qua il Feng ha fatto una gran giocata, riporta in vantaggio il team, ma potrebbe arrivare la kill, attenzione, mamma per un mia. Pelo. Ottima qua. Insiste Maru e fa bene. Con le pinzette fatta sta kill, eh? Quel Feng rischia parecchio, era costretto ad asciare. E molto signori... Attenti. Il primo set se lo portano a casa i totemini. Hanno provato subito un push aggressivo e ora un attimo si sono ristabilizzati nel mid, ma la pressione è sempre da parte di Totem, come possiamo vedere, che hanno fatto un ottimo start. Ora provano a chiudere, no, i Team Keso, e provare a trovare un varco. Certo che, ragazzi, c'è Crow con la velocità nel cespuglio, cioè che cos'è? C'è qualcosa di illegale. Che guardate, no, sta fermo perché se si muove, ragazzi, fa un chilometro. E comunque ti dirò, secondo me il matchup era più conveniente per i ragazzi di Team Keso, il Mister P sullo Spike. Sì. Che su Leon. Sì, sono d'accordo per un discorso di gadget. Sì, il Raph non ha problemi a gestire il Leon, anche se gli si avvicina e gli va sotto, tanto magari con il gadget si salva. Non è un'idea sbagliata la tua. In effetti, ragazzi, Dani conosce le sette vie del Mr. P, lo sappiamo. Ultimo gadget per Javi, se non sbaglio, eh. Ok. Sì, perché ora non ha più l'iconcina sotto. No, anche per un semplice fatto che il Mr. P con la valigia che si apre fa un piccolo danno d'area, e lo Spike non si può nemmeno proteggere con il cactus, perché va a prendere danno lo stesso. Bello il gol di Javi, tanta roba. Praticamente va a fare tutto da solo: kill, portapalla, ulti tiro. Tutto, sì, tiro, gol, tutto lui. Il cambio lane lo fanno i ragazzi di Totem, però qua chissà se sarà stato meglio o peggio. Sicuramente hanno approfittato, Soi approfitta del fatto che non ha più gadget il Raph, infatti gli tira dritto. C'è la walkata qua di Maru, eh. Sì, è ottima mossa. E Javi adesso è molto sensibile a tutti, senza gadget. Bello il jump di Mauri, ragazzi, arriva la kill, attenzione, inserimento di Mauri.
Lauri. No, fa solamente sprecare dei colpi agli avversari per ora. Però probabilmente colpi... aspettano supplementari per magari l'attacco finale. Bella anche la ulti di Maru, che attenzione, trova subito il gol. Bravo. Rimangono così, i ragazzi del team Chiesa, non switchano. E Javi ha già usato un gadget. Sì, subito un gadget. E qua attenzione perché c'è anche una bella rottura da Javi. Abbiamo visto che praticamente la partita cambia quando Javi finisce i gadget. E lì qualcosa succede. Sì, diciamo che prima si è notato tanto la fine dei suoi gadget. Qua Maru ha provato un push molto importante. Qua so, deve provare a far perdere un po' di tempo, deve provare a guadagnare un po' di posizione. Un'altra bella rottura da parte di Javi. Bravo Soi qui! Mamma mia! Attenzione qua! Il gol c'è! Qua il gol c'è! Arriva. Pressione completamente diversa da parte del team Chiesu. Sì, probabilmente è cambiato qualche piccolo dettaglio nel loro gameplay e sta facendo la differenza. Anche perché Totem e lo start prima l'hanno fatto veramente molto aggressivi, li hanno messi subito in base. C'è la ulti disposizione per Mauri, la sta facendo stagionare per bene. E infatti arriva, guarda lì, la stagionatura piena, ragazzi. Ciao proprio! Bravi! Mamma mia, ragazzi, top, veramente. Sì, sì, ulti perfetta. E già vi attenzione che ha finito i gadget. Adesso anche Soi può andarla a prendere senza problemi con la ulti. Cioè qua il vantaggio per Totem, diciamo, sulla carta aumenta. Eh sì, e qua ragazzi si va sull'uno pari. L'ultimo gol potrebbe arrivare. Attenzione però, perché qua si sta creando un vantaggio pericolosissimo per il team Chiesu. Il Byron si fa sentire comunque in mid, quando hitta si sente. Poi è anche potenziato in questo momento. Oh, 130 hit per Maru. Qua bravo il Mauri, si sacrifica lui, sopravvive anche in realtà, Sì. Invisibile al Soi. Sì. Vediamo se sfrutterà bene l'invisibilità, si avvicina, prova a togliere la torretta di Mr. P e comunque ci sta. Non è male, però ha più che altro riportato la situazione un attimino più alla normalità, diciamo. Sì. Sì, qua c'è il cambio lane per non far sprecare i colpi di Soi sui pinguinetti di Mr. P. E purtroppo lì Mauri va giù in un momento in cui serviva davvero tanto, È molto difficile rimanere in vita per una comp così leggera con i colpi di un Byron che praticamente con un colpo porta sotto metà vita qualsiasi dei tre brawler di Totem. È vero, sono molto squishy i ragazzi di Totem. Qua c'è stato un bellissimo tiro di Mauri, però qua c'è... Bella la parata. Pareggio, Ferre. Alla prossima finale mensile Dani casterà dall'Antartide. Chiedi a lui spiegazioni. Dani, cosa... Basta riscaldamento? Costa troppo, lo so. In questo momento potrebbe essere una soluzione anche quello. Comunque, no, semplicemente mi ha passato un annuncio che c'era questo lavoro che contano i pinguini. Cioè te vieni assunto per contare i pinguini. Ma c'è il riscaldamento, immagino. Quindi potrebbe essere anche... Sì, è tutto pagato, perciò... Comunque nel frattempo hanno fatto gol i Totem, se vi interessa. Torneremo a parlare di pinguini tra poco. Abbiamo subito la rottura da parte di Javi. Bella quella rottura, prima si è rivelata molto interessante. Però qua Mauri con la ultima direttamente su il Byron. Occasione per Maru che trova questo... il gol pulito. Siamo partiti. Ok. Allora, Byron, Colette e Colt per SK. Sì. Dall'altra parte Max, Bell e Brock. Sì. Quindi le rotture da entrambe le parti ci sono state, non sono state tolte. Sarà molto interessante vedere Santuario dal prossimo mese, perché sicuramente verranno bannati Brock e Colt, quindi entrambe le rotture. Quello sarà veramente fastidioso. Chissà come si giocherà sta mappa. Oddio. Su 6 ban a disposizione, infatti vai a togliere Rico, Brock, Colt. Sì, cioè, si andrà a rompere tanti. Di Griff, di Ringhio, di brother qui. Pam, Piper, scusatemi. Molto infatti, pushoso qua molto. Lars, attenzione. No, ok, non è riuscito a fare molti danni in realtà. Non è che ne sia valsa molto la pena. È buonissimo il Byron mid, un bel pick molto solido. Può dare anche una mano ai compagni, soprattutto perché è in accoppiata con Colette, no? Possono fare il Byron Colette sempre una combo performante. Guarda qua i Chaos come purtroppo va a sprecare il suo gadget della cura. E ho visto, ha tentato, no? Di utilizzare questo nuovo gadget molto molto utile, ma se non va a aiutare nessuno purtroppo. Ma sbaglio o Nidin era uno dei giocatori migliori di Brock? Io mi ricordo con Piper, vabbè, di conseguenza probabilmente con i Long ha una predisposizione. Forse mi ricordo che era bravino Nidicon, però anche era, con Piper. Forse Javi che era uno dei Brock più pericolosi. Anche, forse era più Javi, sì. Però comunque Nidin, col fatto che sa usare così tanto bene Piper, non penso gli serva molto per avere maestria anche con gli altri Long. Qua ha una bellissima traiettoria Ghiglie, peccato che non la sfrutta proprio al 100%. Recuperano parecchio i due uomini e mezzo, ma qua c'è un bel push a disposizione per SK, che però non...
che non va. Qua subito per lo start degli SK, che porta via già una buona percentuale rispetto alla partita precedente, in cui erano rimasti per molto tempo sui 90% entrambi. Qua rimangono entrambi one shot, sia Colt che Lars, e rimandano un attimino il fight. Bella la rottura lì di Ghie per andare a spottare. Panini a sinistra ha tolto tutto, sotto tutti i cespugli. Notare come Max stia tornando effettivamente un ottimo pick, perché anche prima è stato bannato, adesso guarda qua comunque come sta schivando bene. Come diciamo sempre, brawler veloci, ragazzi, hanno sempre il loro spazio in meta. Pensate anche a Stu, in competitive più che in meta, scusatemi. In competitive hanno sempre il loro spazietto. Anche perché in questo caso Max può speedare Lola, e ovviamente il compito del Colt diventa difficilissimo, perché devi prendere i predict su dei brawler che si muovono molto veloci. Qua sai, Mantec rimane con 100 di vita, risale con calma. Infatti qua Colt, buon pick sì, ma difficilissimo da usare. Molto molto skillato sicuramente. Bella qua la kill di Ghie, che qua va a fare tanti danni, eh. Qua Ghie, ragazzi, va a fare tanti ma tanti danni. E anche il ghiad da nativo, perfetto. Però attenzione, si è un po' trattenuto. Infatti non è che abbia sparato proprio tantissimo. Vanno a perdere. Allora, siamo ripartiti con subito una kill sulla lane di sinistra, sul Fang tra l'altro. Sì, sai Mantec. Sì. Poi vediamo Ghie con Bell, hai Chaos con Semino, dall'altra parte Cyclone con il Leon, Lars con un proprio non piano Daryl oro, e Nidin con Piper. Eccolo qua, ne parlavamo prima, la sfodera. Esattamente. Allora, qua c'è tra l'altro Lars abbastanza one shot, infatti viene tirato giù dai Chaos. Ai Chaos è uno veramente un ottimo player di Semino. Kill di nuovo su Fang, pazzesco che venga killato così tanto, roller meta come Fang. E poi in difficoltà Symantec. Lo stanno gestendo bene. E qua però purtroppo devo dirlo, ero curioso di vedere i ban, perché probabilmente vabbè, Eve bannata, però dovrei capire chi è l'altro bannato, che non è Fang. Eve e un Byron è possibile, Brock è possibile, non lo so, un Long secondo me. Ce n'è tante di alternative, potrebbe essere anche per assurdo un Tick, che si usa. Però banni Tick e agevoli tanto la scelta dei brawler più dasciosi, diciamo così, perché abbiamo un Fang, un Daryl, un Leon. Cioè, è stato secondo me bannato qualcosa di molto dascioso, anti-tank magari. Mm-hmm. Ad un passo da una vittoria leggendaria, comunque tirar fuori gli SK. Sì, sì, infatti magari per quello che c'è stato questo tilt della regia, perché hanno detto ma è possibile, cosa sta succedendo? Ok, allora hanno optato per delle scelte coraggiose, come ad esempio il Daryl, che sta facendo tanta roba, sta facendo molto bene, anche perché da buttar giù è complicato, con Semina in team soprattutto, anche Fang comunque fa fatica pure col gadget. Guarda sai Mantec quanto va cattivo. Bella qua la kill sul Daryl, viene killato però sai Mantec, attenzione, vanno sul 6-2. Attenzione Nidin, la doppia, così. Mi sa che Nidin era quello forte con Piper, eh? Era proprio lui, sì. Mi sa che il main era Piper, così a occhi e croce. Bello il dot sul Daryl. Dovrà stare molto attento nella fase di rollata. Attenzione, qua prova la giocata Symantec, che non riesce. E il vantaggio aumenta, eh? Il vantaggio per Chewie Halfman aumenta. Una stellina a 41 secondi. Bella la chiusura, oddio, bella più o meno la chiusura da parte di Chaos. E La ripropone, bravo. Questa sì. 135 di vita per Nidin, che sopravvive. E guarda Lars come lo difende. Errorino da parte di Chaos, ma in realtà neanche tanto. Ancora deve stare attento a riposizionare il muro, perché è a rischio dash di Daryl. Non riesce ancora a trovare la kill, è pazzesco. Guarda, eccolo Nidin che finalmente va giù. Prova la rollata Lars, ci sta, si salva. Lì in questo, quel frangente ci poteva stare una rollatina di Daryl a tutto destra, farlo passare sull'acqua per bypassare il muretto. Poteva essere un'idea, un attacco Un attacco acquatico. Secondo match point per Chewie and Halfman, che non sono ancora, voglio dire, gli SK non sono ancora salvi, devono vincere anche questa. Chewie and Halfman invece sono ad un passo. Attenzione qua, Lars in mezzo a tre. Rimane one shot Chaos, doppia qua da parte di Cyclone. Una doppia importante, Sì,
E arriva ancora il dash di Daryl, che non solo dash, riesce anche a salvarsi e recuperare senza neanche il dash. Riesce a rientrare senza neanche il dash. Ma di cosa stiamo parlando? Ancora! Ancora Lars, ragazzi, è impazzito. È impazzito, ragazzi, è impazzito, boh. E hanno preso il ritmo giusto. Guarda anche Cyclone. Guardalo, Lars. No, qua Cyclone esagera un po' tanto, eh. E qua, sì, gli ha regalato 3 stelle, ma il vantaggio è grande. E la blu anche. E anche la blu. 12 a 5, però è pesante, eh. Con 40 secondi. Altro muretto e sbagliato. Cyclone qua killa, ragazzi. E sono ad un passo, eh. 25 secondi che dividono i Chuan Alpha Man da un passaggio di turno storico. Ah, più che altro SK buttati fuori, ragazzi, per noi sarebbe, per noi italiani sarebbe la svolta, eh. E ce la fanno. 12 a 23, direi che 25 addirittura. Signori, cosa hanno combinato? L'anno scorso una cosa così non era mai successa. SK buttati fuori al primo turno. Una roba del genere, Dani, non l'abbiamo mai vista, mai. Inizia ufficialmente l'ultima partita dei quarti di finale, Craze Clan contro FA Baguette, ricordiamo, favoritissimi. I Craze Clan sono partiti tutti velocizzati, tra l'altro sembra una partita in per due. Vabbè, ci sta in questa mappa, ragazzi, è normale che siano tutti velocizzati. E addirittura Miao che va a vincere anche un matchup difficile con Gale contro Raf. Tanta roba. Ma Gale, ragazzi, l'ho detto, è molto molto forte, l'antitank più forte di tutto, sì, di tutta la competizione a mani basse, ragazzi. Secondo me potremmo arrivare a vedere degli El Primo. E lo dico convinto. Assurdo, sì. È qua bello il jump di Rama. C'è anche la kill. E qua i Craze Clan vanno a fare il primo gol e danno il via alle danze. È difficile smuoverli. Sono molto, molto in difficoltà. Qua può andare a fare il gol. Eh sì. Ok, attenzione, qua potrebbe arrivare il jump da parte di Rama. Purtroppo non riesce. Però forse hanno l'occasione lo stesso per andare a segnare. Sì. Mamma mia, che timing, Meo. Sono ripartiti, questa volta non è un replay, tranquilli. Qua, bella giocata di Rama. Con una ulti va a prendere la kill su Iquak e poi gestisce anche il mid. Molto bravo con Crow al momento. La mettono nel salvandanaio. E qua però arriva il gol. Arriva comunque il gol, sì, ragazzi. Gol molto molto clean. Gol molto molto clean, ragazzi. Ora per i Baguette è dura, 30 secondi per fare un gol. E se no si chiude già il set di foot. Qua Rama potrebbe andare a sfruttare bene il suo jump. Però troppi sono ancora gli avversari in campo. Deve andare a pulire. No, va giù invece. Niente da fare. Darkum molto preciso. E Noi veramente stanno pushando su di lui, perché è quello più in difficoltà. Ne stanno approfittando. Eccolo qua che arriva il tiro. La salva ancora Noi. Potrebbero fare qualcosa. Attenzione, niente, Iquak va a fare addirittura anche il secondo gol, ragazzi, e la porta a casa così, riporta tutto quanto in parità. Sarà quindi la terza partita a decidere chi spunterà il primo set in questa partita, Dani. Qua, ragazzi, abbiamo la terza e ultima partita. Abbiamo questo vantaggio da parte dei Craze Clan, che però non si concretizza in un push ancora per il momento. Ok, bello qua la kill di Joker su Noi con l'invisibilità. Ci ha fatto un bel lavoretto lì, eh. Qua vanno però a killare anche il ringhio. Noi di nuovo sente molto qua il deficit di gittata, ma arriva il gol. Arriva il gol. Sì. Arriva il gol. Il Gale in posizione avanzata è fortissimo. Non so se hai visto con che facilità è andato a prendere la kill con Darkum. Ulti, l'ha stunnato contro il muro. Easy kill proprio. È tattica SK. Palla nell'angolo, anche se hanno cambiato l'angolo, che non è quello in basso, ma a metà. E si aspetta. Ma è comunque bello fastidioso quell'angolino lì da piazzare la palla. Sì. Pottano a sinistra, ma sbagliano. Infatti qua Noi è costretto a usare la ulti per rientrare tutti gli avversari dal suo lato, poverino. Sì, e di poco non prendono una kill subito allo start. Noi si è salvato veramente per il rotto della cuffia. Ma in KO si fa questa cosa un po' subito ad andare tutti quanti lì così, in KO è molto tecnica. Si può trovare subito la kill così e diventa complicato. Fantastico. Anche perché superiorità numerica su KO 90% vuol dire che si vince, Difficilmente vengono ribaltate. Poi ovviamente ci sono occasioni in cui si può ribaltare senza alcun dubbio, ma e lì c'è lo spettacolo. Lì c'è lo spettacolo. Sì, però insomma di base 3 contro 2. Sì, diciamo che essendo comunque tutti giocatori di altissimo livello non si fanno fregare così facilmente. Qua arriva il roll da parte di Noi, che non riesce a killare il Jin perché riesce a sfruttare molto bene il gadget. E qua che va giù, rimane Noi da solo contro 2. La rollata ancora di Noi va giù. Si aspettano ci sta. Sì. Mid. Ok. E qua Baguette con tutti con le ulti pronte, eh. Guarda anche Iquak che aspetta il momento giusto. Bella qua la ulti di Joker. Attenzione perché anche Noi è la ulti a disposizione.
distribuzione. Il carissimo Rama qua potrebbe andare a boostare la vita di Nowi e provarli subito a dare un bel dashino. Attenzione anche Icor col grab, Probabilmente la tattica di Kriz sarà simile a quella precedente. Aspettano l'arrivo della safe e poi si giocano tutto per tutto lì. Ma prima non è stata una grandissima mossa, no, perché infatti è arrivata la ulti di Joker, che ha subito creato un vantaggio enorme per il team Baguette. Perché poi lì quando devi pushare, c'è poco da fare. Urca miseria, che cavolo ha fatto Darkum qua, ragazzi. Fang lo riconosci subito da queste giocate, che con una ulti praticamente ha dato il via libera alla vittoria di un round, perché si è fatto tutto. Mi dicono dalla chat che c'è stato un sondaggio, che non ho visto, a me non è neanche apparso, il quale ha dato come risultato che i Totem avevano già vinto il mondiale. Una persona su due ha detto che i Totem avevano già vinto un mondiale, addirittura. Questo giustifica anche quando ci furono alcune critiche per la reintroduzione di Jesse Mag del furto nello shop. Giustifica anche molto insomma, qua tra l'altro c'è Rama da solo contro tre, è un po' difficile, infatti. Giustifica anche molto il perché è stata poi reintrodotta, ragazzi. Ragazzi, nel frattempo io mi soffermo un secondo proprio su questa comp, non tanto quella dei Kriz Clan, che è un qualcosa ancora di relativamente classico, una Ems mid, Spike lane e Daryl sull'altra, ma c'è una Lola mid e un doppio brawler che rimbalza su la comp dei Baguette. Rico e Ringhio. Simpatica l'accoppiata Raff Rico, il doppio rimbalzo, che poi Raff può andare a potenziare anche la Lola, che in quel caso diventa veramente veramente pericolosa, e in caso potenzia anche Rico, che diventa proprio la spina nel fianco. Sì, oddio, in realtà qua hanno fatto parecchi danni Baguette, hanno recuperato. C'è Joker ancora in che era in base avversaria, è tornato adesso, e diciamo che Raff sta provando a spaccare tutto per complicare la vita a Noe, al Daryl. Certo, bello il dash di Daryl a destra. Diciamo che la via la trova lo stesso, e come sempre su rapina tante volte la forza bruta e andare dritti funziona anche in competitive. Anche in competitive, esatto. Questo l'abbiamo già visto anche mese scorso, che abbiamo visto Battigio Stenante giocata anche qua col Daryl molto spesso. E ragazzi, Daryl se trova lo spazio e va dritto fa un sacco di danni in pochissimi secondi ed è sempre buono. Sì, più che altro è un po' strana è un po' strana la comp, perché comunque Ringhio sta giocando di wall breaking, però se andiamo a vedere la comp gioca anche tanto sul rimbalzo, quindi gli serve proprio il muro, quindi è un po' strana la comp dei Baguette. Complicata da giocare. Poi per carità hanno un vantaggio di gittata, quindi giocano relativamente sul rimbalzo. Qua danni da entrambe le parti, attenzione, situazione molto contesa. Bella la kill di no, attenzione. 2% ragazzi, non ci credo, doppia di Iquak. E non arriva nemmeno la ulti, non ci credo. È arrivata corta la ulti di Spike. Allora non sono pratico di questi danni, ma non so se la ulti di Rama avrebbe fatto il 2%, ma sarebbero andati forse addirittura in pareggio? Sicuramente avrebbe fatto 2% secondo me la ulti. Io questo purtroppo non lo so. Dici no? Non lo so, sono in forza, rimango col dubbio. Secondo me sì. Sicuramente, anche voglio dire anch'io secondo me. Sì, infatti. Sarebbe stata veramente al photo finish con la ulti di Spike lì. Però ha fatto una doppia Iqua, che è veramente in forma oggi. Ma guarda, comunque la comp di Baguette ha un buon potenziale sia allo start, che comunque hanno tutti i rimbalzi a disposizione, e abbiamo visto che anche lungo andare nel match hanno il campo aperto e li avvantaggia un po', perché dall'altra parte c'è un Daryl che a campo aperto ovviamente soffre. Lo so ragazzi, anche voi avete avuto una sensazione di benessere fortissima quando avete visto la kill pochi secondi fa di Rico sul Beryl, sulla lane, sul corridoio stretto, ulti preso tutto in pieno, distrutto, mamma mia che bene. Si dice, c'è questa regola ragazzi che dice che una ulti di Rico è fatta bene quando con la singola ulti ti carichi un'altra ulti. Vuol dire che hai preso il pieno target proprio. Vuol dire che praticamente il 99% della tua ulti è andata a segno. Rico è uno di quei dei pochi brawler che si riesce a caricare la ulti con una ulti.
forse molti non lo sanno, ma c'è qua Fer che ve lo dice, ragazzi. Ovviamente già abbiamo il massimo esperto di Rico ed è qua per noi. E comunque un pochino più di difficoltà da parte di Baguette a prendere posizione anche a campo aperto. Questo momento della partita precedente erano i Crazy Clan in base, e invece in questo momento i Crazy Clan stanno per chiudere la partita. Infatti la spuntano ancora loro, cavolo. Al di là della comp che è uscita fuori con col doppio brawler che rimbalza, che prende la sponda, ma tra l'altro di nuovo una partita proprio fuori dagli schemi, perché come diceva prima Dani, di nuovo contro ogni tipo di prediction fondamentalmente. Eh sì, anche i Crazy Clan, che sicuramente avevano il 2-0 in tasca, si ritrovano l'1-1 e oltretutto 1-1 anche sul set decisivo. Qua belli i danni di Daryl, anche Spike fa il suo e qua i Quack col gadget comunque sia non gliela va a raccontare. Cioè, Rama ha preso tutti i meteoriti possibili immaginabili di Quack, veramente se rimaneva fermo ne prendeva meno. Infatti davvero davvero è anche particolare il match, perché è tutto un più la partita dura più il vantaggio si sposta verso i Baguette, perché giustamente vanno a fare wall breaking. Se i Crazy Clan giocano veloci, cercano di fare subito tanti danni subito, vincono, altrimenti no. Infatti vedete, tipo adesso abbiamo già una situazione del 50% fatto dai Baguette, fatto sui Baguette, però già stanno facendo molto più fatica ad arrivare in cassa adesso. Esatto, qua non so se hai visto una finezza, la combo Rama Nowi, Rama che tira la ulti, rallenta e Nowi gli plana addosso con una ulti bellissima. Molto bravi, molto coordinati Crazy Clan. Tanta roba. Qui potrebbero secondo me crearsi il loro primo push in realtà. E invece no. E no, perché Nowi ha il giro giusto delle ulti e riesce sempre a intercettarle. Molto bravo. Bravissimo qua, Meo. E questa mi sa che potrebbe essere la conclusione di questo scontro. Con 10 secondi rimanenti non si può più far molto. E qua Crazy Clan rispettano il pronostico e vanno a chiudere. Inizia la prima semifinale Tribe Gaming contro Reply yes. Totem. E sono partiti, Dani. Ok. Allora, vediamo subito se qualcuno proverà ad andare a prendere la stella centrale. Bello, Maru! Subito va a killare il Jin. Hai visto che come l'ha preso pulito? Mamma mia. Altra rottura sempre di Maru. Maru è partito in quinta, ragazzi. Che doppia hit del gadget, Sarà andato con quarto potere o con la nuova star power? Riuscite a riconoscerlo dalla ulti? Sei il quarto potere? Penso proprio... Oddio, ho sparato due missili. È difficile da dire, però sulla carta dovrebbe essere quarto potere. Perché mi è sembrato che durasse un po' poco la ulti. Però sì, riconoscerlo commentando e basta non è facile, ragazzi. No, infatti. Speriamo che un domani Brawl introduca delle grafiche che ci dicono questa cosa. Soi, attenzione! Prova a fare la kill, ma la riescono anche a trovare in realtà, perché ha killato Max. Sì, la trova Mauri. Sì, lì Soi si è dovuto esporre molto, perché più che altro doveva anche creare una copertura ai compagni. Perché i compagni si stavano schiacciando molto e ha fatto bene. Qui rischio per Maru, 600 di vita. Bravo qua Soi, non riesce. Ha preso bene e grabbato anche addirittura. Qua fan fatica. Addirittura Yoshi in protezione dei compagni anche con il gadget, non so se hai visto. Sì, però guarda come stanno pushando, potrebbero riuscire a fare qualcosa. Deve stare attento Mauri. 6 secondi, sì, no, si espone troppo. Ulti da parte di Soi non ci arriva. Okay, ripartono... Forse Soi potrebbe prendere la stella... Ah no, la va a prendere Mauri. La prendere Mauri, sì, infatti. È più safe. Ok, attenzione. Qua comunque il vantaggio è per i totem, stella blu, ricordiamo. Bello qua il jump da parte di Mauri, molto intelligente, perché va a complicare la vita al tick per pushare, per andare a pushare su Maru. Sì, in fase offensiva ha un muro in meno Tom dove potersi riparare. Qua dobbiamo aspettare magari o Soi che si carica la ulti o... qualche azione dei due long di totem. Dall'altra parte dobbiamo vedere la speed e il grab qua in questo caso. In realtà non stanno neanche esagerando troppo, perché con quella ulti Soi può permettersi di fare di nuovo come prima. No, guarda, prova invece. Soi matto. Attenzione. Soi veramente matto qua. Voleva mettere pressione. Attenzione di poco Maru. Non va alla kill. Dredge che rimane veramente con 300 di vita. Ad un passo dalla kill Maru. Sembrava quasi che stessero cercando di giocare safe, invece alla faccia del giocare safe, cioè ci ha piantato una ulti lì Soi che da pazzo. E alla fine comunque un po' di pressione devono metterla, se no rischiano troppo, una stella è veramente un niente. Arriva la ultima parte di Maru, arriva anche la testa da parte di
Arriva la kill. Attenzione, 4-1 per il Team Tribe. Alla fine, ragazzi. Siamo un po'. Infatti vanno a togliere. Vanno a togliere Ems contro Ringhio, che è un matchup veramente sfavorevole. Qua Yoshi va a fare la kill, mi sa. Penso la doppia. Cioè, questo start perfetto. Mamma mia, Tribe. Dovrebbero cambiare di lane, infatti, bravi qua i Totem, che se la gestiscono di nuovo con calma. E sono stati molto intelligenti i Tribe. Hanno fatto uno start giusto. Esatto. Maru si è mosso anche molto bene, ma vabbè, ragazzi, no. Mamma mia, Yoshi, oggi con Crow, devastante. Ma ragazzi, dei pick che devo dire molto, molto buoni per quanto riguarda i Tribe. Vabbè, qua Yoshi, ragazzi, cosa sta facendo? No, la sta carriando letteralmente lui. Sta mettendo in difficoltà tutti, ma dallo start... che si sono invertiti lì, giocatona da parte di Tribe in questo caso, che già riconoscegli dei meriti in questa partita. Non lo so, forse questa è una partita dove ci sono stati degli scivoloni a livello di pick, secondo te? Perché per andare così, a fare una vittoria così schiacciante, c'è stato forse anche un problema a livello di pick. Però... E guarda ancora che vanno a predictare il cambio, cioè si sono messi a lane giusta anche adesso. Sì. C'è assurdo. Lì è tanto un gioco mentale. Esatto. E qua Yoshi ancora kill, Soi in difficoltà in qualche maniera. Pazzesco anche come Maru stia facendo fatica. Qua Yoshi di nuovo ulti a disposizione per lui. Maru di nuovo hitato. Non sta giocando. 30 di vita per Maru. No, qua la 30 di vita. Bravo, molto bravo. E però qua Maru va giù. Qua guardalo cosa può fare. È rallentato, colpi dal mid. Mamma mia. Difficilissimo, ed è pazzesco vedere i Tribe che performano così in questa mappa. Cioè, l'han proprio masterata a un altro livello. Non riesco a capire una disparità così da dove è uscita, ragazzi. Infatti, qua c'è probabilmente proprio una coordinazione dei team proprio differente, perché c'è assurdo quello che stanno combinando. C'è proprio una roba pazzesca. E Yoshi comunque, io non so, penso che chi voti un altro Man of the Match... No, vabbè, qua Drage e Yoshi, cioè... Drage principalmente. Coordinazione impressionante. Si devono impegnare a staccare Soi da quel Gale. E infatti Drage va subito su. È ovvio. Su quel Fang. E notare comunque come Yoshi sia al mid a questo giro con il Byron. Quindi piccolo cambio. Bellissima la hit di Mauri. Bello. Porca miseria, ragazzi. Che colpo da chirurgo che ci ha fatto il nostro carissimo collega del Piemonte. Però qua Maru ne sta approfittando. Guarda Maru quanto ha spinto sulla sua lane. E qui occasione per il Team Totem, Attenzione. Attenzione a Maru. Deve arrivare alla svelta anche Soi. Aspettano. Bello il gadget anche in realtà. Si cambiano di lane molto intelligenti qua i Totem, perché così continuano a tenere lontano Gale dal Fang. Bravissimi, bravissimi qua i ragazzi. Molto, molto intelligente sta mossa. Però c'è Gale con... la ulti, infatti qua Soi usa la ulti più che altro per difendersi dal Gale, perché sennò gli faceva un tiro ulti ed era bella che vinta, però no. Sa che va lo stesso al tiro. No. Però guarda, perdere così va ancora bene, perché dici, sai, almeno se la son giocata, ma una partita come quella in Gem dai nostri è veramente pesante, non te l'aspetti. Qua tra l'altro buona la lettura del Team Totem che va sulle lane corrette. Si vanno a piazzare subito giusti. Adesso c'è l'overtime, Maru dovrebbe arrivare, ok, forse non si sentirà troppo questa mancanza di Maru. Anzi, la tengono molto bene. Sì, Soi è pronto con la ulti, eccola che la trova, ma non riesce a killare. Anzi, fanno la doppia i Tribe. Pazzesco, ragazzi. Qua c'è la ulti di Drage, Sì, qua si avanza, è molto pericoloso. Ancora un gadget almeno per Drage e anche uno per Yoshi. Attenzione, perché potrebbe andare al colpo triplo. Contesa sta partita, ragazzi. Qua il livello è alto. Qua il livello è molto alto. Soi con la ulti, attenzione, perché potrebbe essere pericoloso. Ovviamente c'è anche da considerare il fatto che Crow non abbia la sua di ulti. In questo momento Soi prova il tiro. Crow non aveva la ulti lì, però qua vanno in pareggio. È molto, 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 molto complicata sta partita. Qua molto bravo Maru. Peccato che arriva la ulti di Yoshi nel momento giusto. Yoshi molto preciso con Byron. Qua va giù Mauri. Qua potrebbe ancora di nuovo. Soi e Maru che devono provare a reggere la pressione di Tribe. Qua molto bravo Maru. In realtà con la sua ulti. Eccolo lì Soi. Trova la kill. E qua è importante. Sono 2v1. Qua l'occasione. Maru il tiro. Non ce la fa. Attenzione per un momento. Guarda su quel Gale che possono trovare la kill. Dai, mamma mia ragazzi. Oh, bravo Mauri. E qui c'è il gol.
Ok, Soi con calma si carica anche la ultima. Ha fatto un attimo di infartare, ma... Sì, il passaggio bello lungo. Guarda, i ragazzi devono tenere. I ragazzi devono tenere. Qua, sì, bisogna tenere per andare alla terza partita. Mi puzza un po' quel Gale con la ulti, che però l'ha sprecata proprio perché Soi ha provato l'inserimento. Ok, Mauri, facci sto regalo, anche se non è Natale. Dai, bravo. I Travis si stanno giocando il match point. Dateci il punto, regia. Dateci il punto in grafica. Perché non c'è il punto in grafica? Oh, eccolo lì. Ok, arriva... 18 di vita per Mauri. Va un attimino nella cespuglia. Porca miseria, che prova la ulti, la sbaglia di brutto lì, eh. Hanno fatto una bella schivata, ragazzi. Non capisco tantissimo sta scelta di non aver cambiato la lane prima, sinceramente. Attenzione, perché Dredge qua potrebbe creare l'occasione. Mauri ci ha provato, ma più che potrebbe, deve, ce la fa. Qui interessante la kill sul Gale, però, perché qui se non succedono delle porcate, no. Attenzione anche perché Mauri ha fatto una bella giocata, ha preso anche la kill. Sì, perché in realtà ora come ora i totem devono pensare a prendere la posizione più che la palla, però è difficile. 10 secondi. Peccato, ragazzi. Peccato. Comincia così con un 54% a 46% lo scontro tra Team Chu and Alf Man contro i Craze Clan. Guarda, avrei addirittura detto che il ban di Spike era un pochettino peggiore rispetto all'altro, quindi magari ci poteva stare. E Spike comunque buonissimo brawler qua, versatile, può fare attacco difesa, ci sta comunque un ban da parte sua. Bello qua il jump di Meo, se sopravvive, ok, non sopravvive, ma se sopravviveva lì faceva una pressione pazzesca. E comunque già lì ha costretto due brawler a indietreggiare e a difenderlo. Se restava su era veramente molto problematico. Sì, e Crow è uno di quei pick che secondo me sono stati fatti da Craze un pochettino per inseguire i pick di 12 Man, perché l'hanno fatto più per togliergli qualcosa, per contrarli il Byron. È fastidioso anche in fase di guarda di nuovo, ti va a dar fastidio il Crow. Tra l'altro con la speed nel cespuglio vola letteralmente. Sì, riesce a schivare tutto. Appena entra nei cespugli è imprendibile. Rallenta. Mamma mia, che roba, Meo. Mamma mia. No, ragazzi, Craze. A vederli così, contentissimo di averli votati, ragazzi. Di aver votato loro. Quasi kill su Miao, ragazzi. Attenzione. Famosissimo Pokémon. Attenzione, quasi kill su Miao. Rallentamento. Va a trovare la kill lui, però. Sono ancora in attacco nel Crazy Clan. Come puoi vedere, tutti in push. Decidono di un attimo. Ed è giustissimo come mossa. Bello qua la ulti di Lars, però. Preso al volo proprio, Esatto. Nel vero senso della parola, preso al volo, ragazzi. Ok, sto veramente raggiungendo un livello altissimo con le battute. Lo so, scusate, vedo di rallentare un attimo. Perché poi qualcuno non mi sta dietro. E ora Noi che si mette a conquistare in difesa e anche ovviamente a difendere Cyclone. Vediamo l'attacco di Cyclone. È però doppio curatore da smuovere, dura. Attenzione che sotto Bau Bau riesce a rientrare in area, ragazzi, ma viene killato. Jump di nuovo. Devono andare a togliere Cyclone da lì. Molto bravi. Situazione in realtà complicata, perché il Crit Scan ha vantaggio ancora dell'1%. È ancora l'1%. Mi piace molto la Belle contro Pam, perché c'è questa cosa che la torretta si attacca. È bella, bella fastidiosa. È molto tesa, molto tattica in questo momento. C'è Cyclone che sta provando a trovare uno spazio da qualche parte, ma non lo trova. Ah, però il dot di Nidin su Noi, quello è arrivato. Vi ricordiamo tra l'altro, chat, che dopo questa partita vedremo la finalissima, quindi attenzione. Doppio healer sulla parte di destra, arriva la ulti di Byron. Attenzione, la quasi kill su Leon. Non riescono a trovarla, però. Un po' di percentuale presa da Meo. Ma è devastante. Poteva jumpare, non l'ha fatto lì. Sa perché? Esatto. Forse vuole usarla dopo la ulti. Ti voleva forse togliere il dot, bro. Sì, la userà forse adesso per tornare in area. Vediamo un po'. E infatti, eccolo lì. Bravo. GG. E il dominio che se la porta da casa Crazy Clan. Vamos. Il Vamir. Vamos con Surge è stata una scelta molto particolare, però. Diciamo che i pick di questi due team rispecchiano le grafiche. Sì, esatto, sono pick molto molto strani. E pensa cosa vedremo di pick il prossimo mese con... Cioè, se già si fa fatica adesso, figurati il prossimo mese. Esatto. Comunque Gale mid che ci può anche stare, fa un po' di fatica magari con Lola, però penso l'unico modo per mandare Gale lane era magari un Daryl o qualcuno che doveva inseguire o... Comunque qua la situazione è abbastanza di stallo. Cioè, Noi penso stia aspettando il momento giusto, anche perché
perché non si è caricato ancora un livello. Ok, buona qua la... qua i danni... di Cyclone. Qua con l'ombra. Hanno fatto molti danni qua i 2.5, No, i Kraids. Fermi, i Kraids, ragazzi. Sono piano piano recuperando. Sì. Ma quel Surge comunque non... Non so, a me non è piaciuto per niente. Proprio... E contro... Anche contro Rico sta facendo fatica. Non ha trovato la via nemmeno una volta. E qua c'è il recupero alla fine dell'1%. Guarda ancora Nidin che vince la lane contro Novi. Che dovrebbe essere il pick messo apposta per dar fastidio a Rico. Ma sembra che li stia avvantaggiando. Sembra quasi, ragazzi, che Rico stia workando così a occhio e croce. Tanto pare Nidin non usa bene solo Piper, ma anche Rico. E comunque percentuali, dai, siamo abbastanza simili. C'è un 1% di vantaggio per Crazy Clan in questo momento, ma con 1%, con ancora un minuto e mezzo mancante, tutto da dire. Bella sta ulti, mamma mia, meno male che si è spostato molto bene Bao Bao. Qua c'è di nuovo l'ultimo gadget di Surge che riesce a trovare la kill. Potrebbe fare qualche danno, lo fa, sono due botte da 1700. Sì. Prendono un pochino di vantaggio. Qua danni da parte di Meov. Il vantaggio comincia a diventare sostanzioso. Bella qua la ulti che non ho capito tantissimo però. Ha schivato ma era one shot. No, infatti, non so in cosa sperava. Già comunque la kill su Nidin è stata veramente ottima. Però più di così non poteva. Secondo me il pick di Surge è stato fatto un po'. Sai, presente quando giochi PL, no? Che a un certo punto sta per scadere. Già faccio più. Sta per scadere il tempo. Ma che fare? Te è una manata sullo schermo. Proprio per prendere quello che prendi. Va bene. Qualche danno, ma non basta, ragazzi. Qua sono i Kraids a spuntarla. Vanno sull'uno pari. Diciamo che, essendo che comunque il suo era un ultimo ban, si poteva optare su altro. Ad esempio, io la butto lì, un semino non sarebbe stato male. No, infatti, qua andavi a chiudere tutto, tanto perché controllo. Counteravi Rico, counteravi Ringhio, counteravi Gale, non fidavi la ulti nessuno. Cioè, non fidavi la ulti nessuno. Ah, no, infatti. Però la peggio, se Ringhio rompeva, facevi un cambio lane, ci poteva stare. Sì, era comunque un'ottima scelta. A quanto pare non nei piani di Kraids. Ok, bella l'ombretta, comunque ha fatto i suoi danni. GG qua ai Kraids che si portano molto in vantaggio. Però attenzione anche ai 2.5, perché qua fanno dei bei danni. Adesso possono recuperare. I 2.5, ragazzi, hanno fatto un gran lavoro oggi. Hanno tolto, ricordiamo, gli SK dalla mensile. Non è una roba che riescono a fare tanti team, No, esatto. Anzi. E infatti anche questo, il pronostico ha riscontrato questo fatto, perché ricordiamo dal pronostico di 2.5 Man contro Kraids, sono in vantaggio loro, i 2.5 Man sono in vantaggio. Dani, quando dice 2.5, entra in modalità matematica e rallenta, ha una slowness sul... Sì, ti giuro, riuscivo a pronunciare meglio l'altro, siamo proprio al contrario, te facci fatica con... da quando ho detto 2.5 io vado benissimo. Mi sta intrecciando la lingua più volte, vabbè, ormai, sarà anche perché La gente ci critica perché non sa cosa vuol dire che sta. Tipo a me, adesso te lo posso dire anche perché ormai li abbiamo commentati parecchio. Tutte le volte che dicevi Rama, mi triggeravi perché... anche io, se lo dicevo, mi triggeravo da solo perché mi veniva in mente i Rama, il cantante. Tutte le volte. Una cosa è certa, Lars non si farà tanti scrupoli a pushare qua, No, infatti. Ma non si fa neanche tanti scrupoli a grabbare e rompere il muro. E qua si complica un po' la situazione per il team 2.5, perché adesso diventa complicato. E qua Lars che... E qua si coordina male perché butta una ulti. È passato letteralmente in mezzo. E viene grabbato di nuovo, oltretutto è killato. Ma penso vada giù anche Cyclone. Infatti, bel vantaggio per Kraids Clan, che adesso hanno anche la stella blu, hanno tutto. E qua sì, sono messi molto bene. Lì c'è stata più che altro una poca coordinazione da parte del team. No, la testa così. Mamma mia. No, ok, arriva la kill. Okay. Però hanno fatto una prima schivata molto bella. Ok, eccolo qua il Fang che ribalta tutto. Mamma mia, Lars. Mamma mia. Però va giù, Va giù? E non basta. E non basta, infatti. È ribaltata da un brawler in 5 secondi. Benvenuti nel mondo di Fang. Fang fa queste cose, ragazzi. Il tempo libero, carria. Sembrava persissima, diciamo. Però paradossalmente non avevano il gadget di Jin, che era l'unica cosa che poteva difenderli dalla ulti di Fang. E lui si è fatto un full team. Poi col gadgettino. Errore, sì, però Lars sta sbagliando tantissimo. È la ulti. È già la seconda ulti che va a vuoto. È vero che sono velocizzati, Quindi è difficile beccarli, però...
Io sto guardando i colpi di Nidin, che in questa partita mi sembrano veramente di una precisione imbarazzante. Sta hittando i colpi pieni con Iris, non è proprio una di quelle cose che in competitive si vede così tanto spesso. Qua al grab a disposizione Meo, attenzione Lars però. E Nidin ne conclude l'opera. Qua hanno preso il set, mi sai, giocandolo male, oltretutto, cioè perdonatemi ma è una cosa oggettiva, giocandolo male hanno comunque, guarda, ciao, giocando mamma male mia, hanno comunque fatto un devasto. Qua, vabbè, effettivamente anche Meov ci ha messo del suo e Lars non ha esitato un attimo. Subito gadget addosso e ulti. Ennesima ulti a vuoto però, eh. Ragazzi, 10 punti in 16 secondi. Oddio, facendo un full team me ne fanno giusto 10, però aspetta. Aspetta. Ma Nidin non lo... aspetta un attimo. Attenzione. No, persa. No, difficile come matchup, anche perché contro si sono impegnati in modo e maniera per avere, insomma, brawler che diano fastidio. E qua Lars dovrà fare un partitone. La vera domanda è, a voi piacerebbe se portassimo anche le finali americane e delle altre regioni? Questa è la vera domanda. Ok, allora, sono partiti con il Frank, veramente non me lo sarei aspettato, devo dire. No, io dicevo, Noi si è avvicinato apposta per far usare il gadget a Lars. Lo doveva utilizzare per forza, perché appena li finisce lo devasta. E qua occasione Crazy Clan, e c'è il gol. Bravo Noi, mamma mia, appello, bravissimo. Tanta ma tanta roba. Cioè c'è Feng, non bannato. Hanno bannato Gale. Avete bannato Gale, perché sono loro che hanno bannato Gale. Lo devi andare a prendere. Tut set decisivo io non lo metterei mai, indipendentemente anche se fosse il mio main. E sono veramente uno dei player più forti della storia, però sembra un po' rischioso. Oh, bello sto gol. Beh, dimostrano ancora una volta che comunque la comp di 2.5 man non è che... stanno andando completamente dritti. Sì. Guarda Noi ancora kill presa sul ladder. È una strategia da ladder questa, scusate se lo dico così, ma è più da ladder che altro, mi sa. Per carità, hanno voluto provare qualcosa che hanno sicuramente allenato in scrim, non lo so, però... Però diciamo che in questo momento il Frank è più il farm di ulti personale di Noi. Guardalo! Così proprio! È il bracket ad annunciare l'ultimo scontro, ragazzi, la finalissima. I Tribe che ci hanno battuto e secondo me sono strafavoriti e li vado a votare, infatti, contro i Crazy Clan che comunque hanno fatto un'ottima finale mensile. Però Pam usa... Pam come lane non è male. No, Pam è solidissimo. Poi è usata la Tom, anche c'è da dire che non è... Ah, guardalo, il Mr. P in mid ci vanno a sfoderare. Ci vanno a sfoderare sto Mr. P in mid. Il Iron Lane, come insegna i Chaos, è qualcosa di allucinante. Però bisogna essere veramente bravi. Yoshi si è fermato per un attimo a guardare le lucciole che passavano. Non ho capito. Hanno fatto un mezzo cambio lane, non so bene cosa sia successo. La torretta di Spike sta facendo subito il suo, comunque, ragazzi. Bella qua la ulti colpo di Tom, che recupera tutti gli errori fatti prima. Ok, qua il carissimo Meov si cercherà sicuramente di studiare un inserimento con Feng, e lo trova anche molto bene. Ma lo gestiscono. Difeso benissimo. L'hanno gestito benissimo. Ha saputo piazzare la torretta in tempo Tom e l'hanno gestito. Sì. Erano in tanti. Deve stare attento Drage con Mr. P, perché ha portato infatti di un colpo, di un attacco di Meov. Le gemme comunque rimangono lì, però qua è complicata. Bello qua Tom che si piazza la torretta in predict in avanti per non farsi grabbare, ma si mette poi in un posizionamento un po' particolare. Ok, sono di nuovo sul 7 pari. Diciamo che i Crazy Clan hanno completamente chiuso l'ipotesi del, insomma, di aver avuto un bracket più facilitato, no, magari rispetto alla parte superiore, perché stanno dimostrando invece di essere perfettamente a livello. Mamma mia, di poco, Meov difeso benissimo Drage comunque. Con 7 gemme e anzi vabbè 8, perché una è già spawnata. Si possono permettere di chiudere tutto e qualche bel push del Fang è arrivato, qualche rischio, qualche infartino da Drage è arrivato, che sfodera anche la nuova skin di Mr. P. Ok, allora sì, Mr. Moscone tra l'altro, palesemente skin più forte del gioco. Ah, guarda, comunque sia il Jin è unico di brawler sempre verdi, è in arco doppio, incredibile, cambia il meta ma lui c'è sempre. Assolutamente. E qua belle le hit di Rama però su Drage, ma veramente veramente bravo. Prova il bello qua il grab di Rama. La combo, sì. Tra l'altro qua cosa ha fatto? Cosa hanno fatto? Che pressione. Gli serve una torretta, Elia Drage. La mette molto avanzata la torretta. Non so quanto gli convenga, perché vedi, Neo
volava. E poi arriva il Fang e sistema tutto. Doveva cercare di metterla un pochino più indietro. Non saprei, adesso Tom ha ripreso un buon posizionamento, ma guardalo, Rama grabba di nuovo. Pazzesco, ragazzi. Diciamo che con il Fang accanto si può permettere anche di grabbare la PAM senza problemi. Meow ha usato una ulti sulla torretta cercando palesemente di andare a beccare qualcun altro. Purtroppo non c'era nessuno nell'area della torretta. Qui va giù e qua è complicata, perché qui sono tanti danni per Rama. Attenzione. Che rischia di andare giù. Addirittura prova il grab. Mamma mia, ragazzi. Proprio che senza livello paura, eh. Vanno sull'uno pari probabilmente. Sì, senza probabilmente. Sì. La chiudono così. Bravi. Tanta tanta roba, ragazzi. Ok. Allora, cambio lane rispetto a prima. E secondo me è anche una cosa molto intelligente, perché Byron è in grado di spottare molto meglio il Fang e di rispetto a Pam. Perché Pam è vero che lo colpisce, però Byron lo tiene proprio spottato. Eh sì. E quello è importante. Poi magari gli fa caricare anche meno colpi, perché è difficile con il range di Byron da lightare. E qua c'è la torretta, la sfrutterà sicuramente molto bene Yoshi. Spike può fare tanto su Pam comunque, perché fa tantissimo danni. Ma comunque guardate Yoshi che non prende posizione. Yoshi prende posizione, ma anche Drage, ragazzi, sta giocando un bel Mr. P. Sì, sta aiutando tutti i suoi due compagni, gli sta dando un supporto assurdo. Guarda anche adesso che prova a targettare Nowy. Situazione comunque di estrema parità, molto molto contesa questa partita, 7-7. Guardate, diciamo che da una finale ci aspettavamo questo, insomma. Sì. È un risultato importante per entrambi i team già così, perché si garantisce, tiranno a prescindere da come andrà, un buon prize pool, ma soprattutto un ottimo posizionamento in classifica per i punti che riusciranno a tirare fuori. E ricordiamo che la classifica è importantissima, ragazzi, perché andare al mondiale vuol dire veramente portarsi a casa delle belle cifre, delle belle cifre, ragazzi. E poi è l'obiettivo dell'anno, ovviamente, no? Te giochi tutto l'anno per andare poi alla finale mondiale. Attenzione, perché va giù il mid di Crazy Clan e qua ci può andare a prendere delle gemme importantissime. Questo potrebbe essere la giocata che decide tutto. E qui c'è il Dashino, ma ha sbattuto contro la panza di Pam lì, ragazzi, e ci è rimbalzato contro. E qua Crow in mid ti mette in difficoltà. Beh, ma allora piuttosto tieni la Ems in mid, visto che comunque hai due anti-tank, e mettiti un qualcosa per pushare. Può andare a killare? No. La spunta Yoshi. Mamma mia, Yoshi, mamma cosa mia. Hai fatto? Qua Drage potrebbe... Sì. Ce la fa? Ce la fa. Bravissimo. È stato molto molto veloce. Ok, prova il jump direttamente sul Byron, quindi andare a colpire da dietro Meow. E sai che alla fine della fiera è stata anche una buona idea. Qua Yoshi ha lo stun, quindi fa una pressione pazzesca. E via, ragazzi. Non le fate avanzare. Bravo. Abbiamo una connessione migliore, riusciamo a fare tante cose, ma non siamo ancora al top. Gigabit, I need you. Vabbè, quella mi sa un po' tutti. Mamma mia, questo start dei drive, però. Dritti. 20 secondi per un gol. Devastante. Qua non c'è andato neanche il tempo di dire benvenuti in questa nuova partita. Che hanno subito. Sì. Che hanno subito fatto gol. E guardate con che velocità riesce a schivare i colpi. Attenzione, Yoshi. Poteva provare il. Attenzione, bravo qua, Yoshi. Ma guarda, hai capito? Quando c'era stato come primo pick il tick, che è in teoria superiore, però qua semino molti spot per andare a fare delle chiusure, quindi da tenere sotto controllo. Io comunque ti dirò, qua Rico è forte, l'ho visto giocare diverse volte agli SK, è veramente molto molto forte. Ma secondo me, per il parere di uno che sicuramente non è un giocatore professionista, non è neanche una cattiva idea mettere un Griff, un Ringhio, un Brock o comunque un brawler per andare a fare la rottura. Oddio, sì. I Krayz l'hanno fatto, hanno messo Jin, ma non credo che giocheranno di rottura, perché la loro forza è proprio sui muretti. Ah no, infatti. Il pick che proprio non ho capito, sinceramente, è quella Max. Sì, vero. Max sono rimasto un attimo perplesso, che comunque è buona, però... non ha nemmeno così tanto spazio di movimento per guarda schivare di nuovo i colpi. Cioè, Max, ve lo dico in maniera proprio cattiva, è un brawler sopravvalutato. C'era nella sconfitta pesantissima che hanno avuto i Totem. C'era nella sconfitta che hanno avuto i Krayz Clan contro i 2.5 in
Piana delle Stelle, ti ricordi quando ha messo quel Fang? Cioè, è vero. Ha segnato un sacco di loss pesanti in questa finale mensile. Secondo me, sì, è veloce, è skillata, è competitiva, ma solo sulla carta è veramente forte. Nel senso, se sei veramente bravo, ok, vinci, ma devi avere una superiorità a livello di skill di un certo tipo. Cioè, se sei uno di sti sei contro della gente come noi. Che poi anche qua non hai nemmeno tante possibilità di movimento per schivare i colpi di Byron. Vedi, tipo adesso qua, cioè qua ha usato un gadget e ha preso comunque la hit di morta. Sì, perché hai un canaletto in cui muoverti e i Byron, cioè qua i player sono precisi, non c'è niente da fare. E la capo se la portano a casa tranquillamente i crates. Sicuramente, visto il primo round, hanno un gran bel margine. Non penso si ribalti la situazione. E servirebbe giusto un miracolo. Ma ti dico, l'unico che può fare la differenza ora come ora, cioè la possono fare tutti la differenza, ma quello che ha più probabilità di fare la differenza in questo momento è il Tick, perché ha un vantaggio sul semino. Se se la gioca bene, magari. Però boh. Tra l'altro Yoshi ha il gadget vecchio, che per carità è ancora quello più forte. Però io ho visto anche quel gadget di rimbalzo su sta mappa, è interessante. Esatto, quello che volevo dire io, bravo. Ci poteva stare? Sì. E poi perché testa quando la usano quando parte la safe, probabilmente? Ah no, la usa adesso. Molto intelligente. Eccolo. Ah, bravo qua, Drake. E diciamo che comunque i Tribe devono provare in tutte le maniere a mettere Yoshi dalla parte di Rama e Drake, che fa fatica, comunque dalla parte del Jin, che in questo caso è Noe, perché senza di questo matchup fa molta fatica. Guarda che inserimento che ha provato qua con Max. Però di nuovo con Max niente kill, ragazzi, No, fermato benissimo. E ciao, hanno vinto i Krayz, come sa, Sì, 3 contro 1, Yoshi da solo. E Rama penso sia abbastanza avanti anche con la ulti per un altro possibile attacco. I Tribe hanno solo più questa occasione per provare a giocarsi l'ultima partita. Se no qua il set è per i Krayz, ragazzi. Sì, questo è set point. Set point per Krayz, Glenn, ovviamente, specifichiamo. Gli mette anche la testa per dargli una mano, non lo so. Prova la ulti. Qua c'è la chiusura di semino importantissima. Ho trovato il grab Noe che non è andato. Qua riescono a fare una bella chiusura. Mamma mia, che giocata veramente. E Meo, che salvataggio che ha appena fatto. E ancora Meo, mamma mia, cosa ha appena fatto. Ok, questa è veramente una bella giocata. Qua round meritato. Spike in tante mappe l'abbiamo visto, ma normalmente sarebbe stato bannato. È sparita completamente Jesse. Quando Eve tornerà più normale, diventerà uno dei più giocati. E lì verrà. Lì Jesse prenderà molto valore. Perché Jesse è un bel counter di Eve. Quindi al momento Eve è ancora troppo forte. Quando Eve diventerà un brawler normale, Jesse prenderà il suo spazio. Comunque qua, ragazzi, la pressione che sta facendo i Krayz è di un team che vuole arrivare in finale. Esatto. Vuole arrivare al quinto set. Sì, questi. Beh, ma il crawl l'abbiamo visto in attacco. È veramente fastidioso quello che viene dopo. Io non è che voglio dire che Pam è un cattivo brawler, ragazzi. Non è un cattivo pick. Ci sta Pam qui. Però come primo pick non lo so. Magari avevano in mente subito l'accoppiata Bell Pam, volevano far così. Non so, prova a dare spiegazioni. No, per carità, ma non è un cattivo brawler, però boh. Sì, la coppiata Bell Pam è come se avessero piccato prima Bell, che in effetti è già un primo pick molto più bello, durante il gioco di parole, e poi Pam come secondo, sì. Comunque se la stanno giocando, sono non su un 50-50, ma quasi. Non so quanto hanno conquistato nella parte sopra i Tribe, ma penso veramente poco. Sì, no, pochissimo. Sì, come posizionamento, meglio i Krayz. Sì, ora sono molto in vantaggio i Krayz, Glenn. Eccola che adesso sono al 74% se conquistano tutto. Un per cento più, un per cento meno. No, Crow, veramente, cioè, come pick, ragazzi, avanti anni luce i Krayz Clan, perché con quel Crow hanno messo un counter di Pam, tolto un counter di Byron e messo un brawler che è ottimo in questa mappa, perché ti jumpa in avanti e ti sposta tutti quanti gli equilibri, perché devi tornare a recuperarlo. Super complicato da gestire. Però qua attenzione, perché un po' di pressione per... Infatti. Ma io poi stavo notando, proprio dallo start che hanno fatto, dovevano mettere subito la Pam in difesa sul Crow, perché da metà partita in poi comunque Noe ha fatto un po' più fatica da quando Pam si è spostata definitivamente a sinistra per difenderlo. Allo start Pam, se non sbaglio, era a destra a attaccare, o almeno mid.
Vedi anche adesso subito attacco Pam e difende Raf che contro Crow, poi Crow dentro i cespugli allo start. Ma secondo me fanno questa cosa perché all'inizio Raf ha i gadget, lo butto lì, eh. Sì sì sì, quello ci sta, però Yoshi si è già preso, vabbè, a parte ora che è stato preso da Rama con delle hit allucinanti, ma si è preso due colpi a gratis anche allo start da parte di Nowy. Cioè, o piazzi subito i gadget come hai detto giustamente te, allora in quel caso ci sta, se no cioè... A qua fa la rottura Yoshi, ma Nowy non molla, no, e Nowy non lo molla un attimo. No, no, è lì, Cioè, ragazzi, ma guardate cosa sta combinando un Crow. Nowy penso che prenderà il mio voto a prescindere, anche se dovessero perdere i crate. Sì, sì, per forza, sta facendo una finale assurda. E stanno conquistando quasi tutta la base avversaria, Cioè, loro sono già all'80 il passa per cento sulla carta, Anche al 90%. Ripeto, a me la Pam all'inizio come primo pick non mi è piaciuto, ragazzi. Non capisco niente, lo so. Chi è più forte mi sta tirando dei nomi in questo momento, ma a me non è piaciuto. No, vabbè, alla fine sono giudizi personali, alla fine la libertà di espressione c'è. No, per carità, però per un giocatore professionista, dico Pam non mi piace, dice ma sei vabbè. Però, tipo adesso Nowy se jumpa in area può chiuderla praticamente, possono fare 100. Sì, infatti. Infatti lo c'hanno... fa. La chiude. C'ha il biglietto per il quinto set lì davanti. Sì, allora, infatti. No, raga, io spero che vincano i Tribe perché ci danno una lezione di Brawl Stars che me la prendo appunto. Bello, già bello la presa della stella centrale. Ma va dritti, Mamma mia, ragazzi. Adesso che Zeklan va dritto. Però quel roll tutto a destra. Sì, un po' presidente. Che prendo, presa anche la kill, Vabbè, però, cioè, ragazzi. Poi magari perdono, Zeklan. No, per carità. Allora, sono partiti benissimo. Sono andati a prendere la stella centrale senza morire. E li sparavano tutti. E guarda. No, Tom, via da lì. Guarda Meo. Sta già arrivando. Grabbino molto interessante. Questa è una bella kill. Perché io Max capisco che sia forte, perché Max è un brawler veloce. Se sei bravo con Max, no, poi gli hanno aumentato anche danni. No, per carità. Però buona la kill. E qua mi sa che spaccano qualche testa, Sì. Qui spaccano qualche testolina. A me però Rama si fa sentire, Da lontano ha fatto il suo. Però ha sbagliato anche la ulti. Cioè, poteva andare in maniera diversa anche questo push, Bellino il dash, ma non è riuscito a concludere. Però Max qua ha finito i gadget. 19 di vita per il... Mamma mia. Per il Jin, non dico niente. Però aspetta, perché adesso sono finiti i dash, E ora... Potrebbe esserci la giocata di Nowy, secondo me. No, ne aveva ancora uno. Allora ho contato malissimo, pardon. Basta guardare sotto comunque il brawler, se... Se un giocatore come Marco dice Max 100%, vuol dire che assolutamente è la scelta giusta. Io non la capisco. No, ma infatti... Perché sicuramente dà tanta solidità, tanti danni continui. Sì, per carità. Ma no, io te l'ho detto, cioè, secondo me un brawler è uno dei brawler più skillati perché banalmente è molto veloce. Però resta il fatto che secondo me se in campo sei contro della gente che è al tuo livello e lo stanno dimostrando, la Max diventa una scelta un pochettino più esotica. Non esotica, un pochettino più, come si dice, impegnativa, ecco, impegnativa, diciamo così. Qua bella la chiusura di Tom, Sì, anche perché Meo ha tirato una ulti a vuoto per la chiusura. Beh, a questo punto io mi aspetto l'1-1 e si decidono tutto all'ultimo, A questo punto, dai. Se è per lo spettacolo... No, sicuramente sì. Però, cavolo, davvero, se... Adesso mi immagino la situazione. Ci fosse stato un Gale. Con Jin. Per carità, c'è da dire che Jin, quando grabba, c'ha una Max che lo supporta con tanti danni. No, ma infatti, sì. Per quello, quando si avvicinano i brawler, cioè, li devasta. E comunque non vanno giù, con il Jin vicino, E Rama ha tirato di tutto. Ha preso anche il colpo, quello triplo, ma non sono lì, Sono una stellina di differenza. Ok, qua Meo deve fare un bel movimento. Attenzione qua, schiacciati, No, arriva la kill. L'hanno trovata entrambi la kill. 1-1, 1-1. No, questa era da 1-1. Max, io continuo a dire che non mi è piaciuta. È più forte, l'han buffata, è vero, è skillata, tutto quello che volete. E poi Yoshi è fortissimo, con Max è veramente mostruoso. Ma però... di là hanno avuto le balle quadrate, ragazzi, per mettere un doppio brawler pusciosissimo e un healer.
cioè sì, ti giochi il set del match point con Byron, Leon, Daryl, cioè veramente... sta chiusura di Tom pesa, eh? Mamma mia, vado a trovare una kill importantissima per loro, ok? Qua devono ripartire a pushare. Eh sì, ma qua come fanno? È matto quel... no, Noi qua ha sbagliato. Oddio, no, perché trovano la kill. Ha sbagliato più la realtà, ha sbagliato. Fermi, ha aperto un bel varco a Meov e ha preso una kill preziosissima. Mamma mia che Tom. Kill che ha fatto Tom, ragazzi, su quel Byron. È qui. Togli Byron e gli togli l'80% della comp. Eh no, perché smettono di avere l'healer, quindi il tempo... Mamma mia, ragazzi, 8-4. E qui i Tribe, probabilmente. Questa la mettono in I Tribe sacco, hanno appena vinto la finale mensile, ragazzi. Almeno che non arrivi il miracolo alla fine, ma la chiusura, Tom, pure. E predicta sì, Leon, ma... cioè... Mamma mia, ha preso anche il lato giusto. Puntano direttamente a quello con 5 stelle e... Oh! Oh, fermi! 13-9. Fermi! 12-13. Non ci credo. Mamma mia, ragazzi! Non ci credo. Signori, siamo arrivati alla finalissima. Abbiamo concluso la finale, ragazzi. Vincitori, yes. I Super Tribe, che hanno fatto una competizione pazzesca, hanno cominciato con una bella win contro gli Stamina, poi hanno vinto contro i Totem, yes. E poi hanno vinto con i Kraids. Alla fine della fiera hanno forse avuto neanche un matchup così favorevole, eppure hanno pestato giù secco. No, l'hanno battuti tutti, non c'è niente da fare. E quindi con questo risultato, Dani, io direi che siamo giunti al termine. È solamente la seconda. E voi pensate, ragazzi, che dal prossimo mese ci sarà il nuovo sistema Power League con 6 ban. 6 ban vuol dire che in campo potrebbe uscire fuori qualsiasi roba. Abbiamo parlato prima per scherzare, ma l'abbiamo detto, potrebbero anche uscire degli il primo. Signori, con questo primo piano su Drage, che ha preso pure l'MVP, siamo finiti in tutti i sensi. Io e Dani siamo finiti. Abbiamo concluso. Grazie mille, Dani, per la compagnia, per l'aiuto, per essere stato una spalla, la migliore che ci poteva essere. Un salutone, spero che il video recap vi sia piaciuto. Ciao belli, alla prossima.